Bentornati in questo nuovo episodio di Comunicazione Digitale. Nello scorso video abbiamo visto come sia importante essere presenti online e come diffondere il giusto messaggio al proprio pubblico. Se ve lo siete persi, vi consiglio di partire da lì. Trovate il link qui sopra nelle schede e qui sotto nel primo commento. Prima di iniziare vi chiedo di supportarmi lasciando un bel like e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità. Ma partiamo subito, perché oggi vi parlerò di come attirare il giusto pubblico. Oggigiorno non si può più pensare che le persone arrivino a noi senza aver controllato, osservato e analizzato ogni singolo passaggio prima di acquistare un nostro prodotto o un nostro servizio, soprattutto quando si è un nuovo brand o un'azienda non conosciuta come le iconiche Apple e Coca-Cola, per farvi un esempio, che hanno un alto valore percepito. Ultimamente, quando inizio un nuovo lavoro per un cliente, mi capita spesso di trovare un errore comune, che la maggior parte delle persone che scrive email, script di vendita o che fa landing page commette piuttosto spesso, ed è quello di riempire gli spazi bianchi con informazioni più o meno utili e più o meno efficaci. E questo è un grosso errore, perché non tiene conto di chi c'è dall'altra parte dello schermo. Ed è qui che casca l'asino. Ci sono due punti da considerare che reputo fondamentali. Il primo punto è il grado di consapevolezza in cui si trova il nostro potenziale target. Il punto numero due è che esiste una giusta sequenza di comunicazione più efficace rispetto ad un'altra in base a il punto 1, ovvero dove si trova il nostro potenziale cliente. Facciamo un passo indietro per dare un attimo di contesto. Come vi dicevo nel primo video, la digitalizzazione è diventata una necessità oltre che un obiettivo aziendale, e non solo. Che tu sia un artigiano, un libero professionista, un freelance o una persona che in qualche modo vuole mettersi online e farsi vedere, farsi trovare dal giusto pubblico, le opportunità ci sono, ma bisogna sapere come sfruttarle e come utilizzare i giusti metodi per avere un ottimo risultato. Torniamo dunque al principio cardine di questo video, ovvero come attirare il giusto pubblico online. Molto semplice, selezionando accuratamente i clienti attraverso i canali digitali, facendo comunicazione del proprio brand o della propria brand identity, del proprio prodotto o del proprio servizio. Facendo così andremo automaticamente a fare una parziale scrematura o una scrematura iniziale del nostro pubblico. Invece di vendere a chiunque e ritrovarci in un mercato dove l'anarchia dei prezzi regna sovrana, il mio consiglio è quello di selezionare accuratamente le aziende con cui volete fare business o alla quale volete vendere un prodotto o servizio, nel caso in cui fate B2B, o un potenziale cliente nel caso in cui fate B2C. Ricordiamo che le guerre commerciali e gli sconti aggressivi hanno un breve lasso di tempo in cui danno risultati, ma nel lungo periodo non è affatto così, perché si rivelano veri e propri boomerang che ci ritornano indietro alla velocità della luce. E voi mi direte: lo sappiamo. Certo, ma nonostante questo, in molti settori si continua la battaglia del prezzo. E qui non parlo di multinazionali, parlo di quelle piccole e medie aziende con un fatturato che si aggira dai 50 ai 500 mila euro, ma anche meno, che per sopravvivere osserva quello che fa la concorrenza, che magari ha profitti o margini completamente diversi, erodendo gran parte del proprio capitale e delle proprie riserve. E lì la frittata è fatta, perché scatta un campanello d'allarme nella mente del nostro consumatore o dell'azienda, che li mette in guardia. Il motivo è semplice: se il prezzo del nostro prodotto o servizio viene continuamente abbassato in base alla stagionalità o in base al periodo storico, il cliente finale potrebbe non volerlo più acquistare al prezzo originario, e questo comporta l'erosione del valore del brand e di conseguenza dei margini di profitto. Cosa fare quindi? Utilizzare la giusta dose di marketing che va ad innalzare il valore percepito. Solo se avete un valore da dare, ovviamente. Se avete un prodotto o servizio scadente, qui va rivisto tutta la strategia e il prodotto o servizio stesso. Ma qui parliamo di come attirare il giusto pubblico, quindi do per scontato che il vostro prodotto o servizio sia buono o eccellente. Vi consiglio di rimanere fino alla fine del video, così potrete gustarvi qualche esempio pratico che vi darà la chiarezza di tutto quello che sto per dirvi. Oggi un brand si eleva principalmente sì grazie a un prodotto, ma anche a tutto ciò che fino a qualche tempo fa si chiamava contorno, come possono essere le pubbliche relazioni, il blog, i vari social network, che oggi stesso sono sempre più vicini al consumatore o all'azienda con la quale vogliamo collaborare. Nel momento in cui abbiamo definito con esattezza a chi
chi vogliamo vendere il nostro prodotto o servizio, o facendo un ragionamento inverso a chi può essere utile, a chi può interessare il nostro prodotto o servizio, non dobbiamo più ragionare con il classico vabbè, provo a vendere a tutti, l'importante è che fatturo o che mi diano i soldi. Altrimenti meglio che chiudiamo baracca e burattini subito. Mettiamo caso che siete un imprenditore che vuole rivedere i processi di acquisizione cliente, differenziarsi dalla concorrenza e diventare l'unico punto di riferimento del proprio settore o di una nicchia specifica, che è ancora meglio. Come ti ho detto nella prima puntata di comunicazione digitale, per fare business nel 2021 è molto importante con chi vuoi lavorare e definire con esattezza qual è il tuo pubblico target. Poi devi renderti conto di come poter farti notare affinché quel tipo di pubblico sia messo nella condizione tale di riconoscere che tu sei la persona, il prodotto o il servizio giusto per lui, o che hai la giusta soluzione ai suoi problemi. Qui si apre un mondo a riguardo e onde evitare fraintendimenti ti porto un esempio concreto. Mario Rossi è un avvocato fiscalista specializzato in gestione patrimoniale. Mario mi contatta tramite LinkedIn scrivendomi come può fare per migliorare la propria brand identity e tutto ciò che ruota attorno al suo sapere e alla sua azienda storica, che va un po' ristrutturata, lamentando che spesso molti clienti cercano di tirargli il prezzo, erodendo il proprio margine. Purtroppo non è più rose e fiori come qualche anno fa e quindi non ci sono più molti clienti altospendenti, o meglio, lui non riesce più ad attirare clienti altospendenti, limitando così i suoi introiti. Partendo dal presupposto che i clienti perfetti non esistono, ma che esistono clienti migliori di altri, siamo partiti con la costruzione di un profilo LinkedIn più accattivante e più svecchiato, se così possiamo dire, improntato sul dare contenuto di valore con le sue conoscenze e con un buon copy, divulgando informazioni utili e materiale gratuito a chi fosse veramente interessato, inserendo materiale formativo facendo leva sul fatto che lui è adatto per certe persone e non per altre. Ricordate la dichiarazione di intenti di cui vi parlavo nel primo video? Serve a far chiarezza e a limitare la frizione che c'è tra noi e il nostro potenziale cliente o il nostro pubblico target. Se costiamo 350 euro l'ora, dobbiamo essere chiari, così non rischieremo di attirare persone che non possono permetterselo o persone che non sono adatte al nostro servizio. Non è così difficile, meglio essere polarizzanti. Avrete persone che vi amano e persone che vorrebbero spararvi un colpo in testa, ma è giusto così, perché se volete avere successo nell'online è o così o così. Non siate mai generalisti. Per poter comunicare efficacemente online poniamoci alcune domande, non tante, due, ma fatte bene. Cosa si può aspettare una persona o un'azienda dal nostro prodotto o servizio? Come posso rendere unica l'esperienza d'acquisto del mio prodotto o servizio? Una volta che avremo una risposta a queste due domande, sapremo dove dirigere i nostri sforzi e non rischieremo di fare un'enorme confusione. Tornando all'esempio di Mario, fin da subito si è differenziato rispetto alla massa, portando valore e mostrando cosa sa fare e con chi lavora, portando esempi pratici. Dopotutto non possiamo far finta di essere gli unici in un settore, perché non è così. A meno che non abbiate un prodotto, un servizio o siate un'azienda rivoluzionaria a tutti gli effetti, siamo tutte copie, perché il nostro prodotto o servizio in qualche modo esiste già. Cosa fare quindi per distinguersi? Mostrare chi siamo veramente. Con comunicazione digitale non intendo scrivere nell'italiano più corretto con termini astronomici e non intendo neanche utilizzare chissà quali strategie magiche. Non sarà di certo questo ad attirare il giusto pubblico verso di te. Quello che fa veramente la differenza è invece comprendere esattamente la situazione attuale del proprio pubblico. Cosa pensa riguardo a se stesso, cosa pensa riguardo agli altri brand, agli altri prodotti o servizi che magari comprendono il nostro mercato e la nostra nicchia. Quali sono e cosa sono le soluzioni che potrebbero risolvere un problema e mostrarlo all'interno del nostro blog, del nostro sito, della nostra pagina Facebook, piuttosto che i vari social. Noi dobbiamo cercare di istruirlo portandolo attraverso questi canali a noi. Ricordiamo inoltre che non sempre sappiamo a che punto della decisione d'acquisto si trova il nostro potenziale cliente e quindi è giusto eliminare magari alcune credenze generaliste che gli sono state inculcate in passato da una cattiva esperienza. Noi possiamo avere il prodotto o il servizio migliore di questo mondo, ma se questa persona ha già avuto una scottatura in qualche modo attraverso il copy, attraverso la nostra email, attraverso la nostra newsletter, dobbiamo cercare di edulcorare la pillola. Saper comunicare nel digital oggi preclude il fatto di avere un'importante chiarezza di intenti e si può fare solamente analizzando con chiarezza
tutto il nostro mercato e settore, senza lasciar nulla al caso. Avere una comunicazione efficace, saper cogliere il giusto pubblico, equivale a saper cogliere le giuste informazioni nel mercato. Andate a leggervi le recensioni, andate in cerca di qual è il problema da risolvere, così attirerete il giusto pubblico. Ciò che voglio che ti porti a casa da questo video non sono solo parole, voglio che tu metti in pratica tutto questo, perché da parte mia ti sto dando delle informazioni che sono efficaci. Oggi saper comunicare è importantissimo e per essere capaci e riuscire nel nostro intento bisogna conoscere bene il terreno di gioco, conoscere la nostra nicchia di riferimento, quello che si dice a riguardo, le cose positive e le cose negative. Insomma, bisogna essere un maestro, un libro del settore. Analisi, analisi e ancora analisi, non focalizzandoci troppo però solo sul nostro paesino. Cerchiamo di pensare più in grande. Tutto procede in maniera molto veloce. Oggi divulgare il proprio messaggio non è così scontato. Quindi quando andate a scrivere per voi o per gli altri, cercate di essere molto attenti in quello che scrivete e quello che volete far trasparire. Non date nulla per scontato. Se il mondo attorno a noi continua a muoversi, noi non possiamo pensare di rimanere fermi solo perché adesso è un momento felice nella nostra azienda o nel nostro settore. Dobbiamo continuare a guardare avanti. Quindi bisogna sapere sfruttare ogni mezzo di comunicazione o magari rivolgersi a un professionista. Per restare al passo con i tempi, bisogna cominciare a vedere questo come un investimento e non come una spesa. E ancora, se sei un imprenditore con 1000 dipendenti o più e vuoi attirare talenti nella tua azienda, usa LinkedIn. Fai trasparire cosa pensi, chi vuoi attirare nella tua cerchia. Scrivi di cosa hai bisogno, di chi hai bisogno. Non cercare solo un dipendente, cerca un collaboratore se è quello ciò che vuoi. Sei un avvocato, come nel nostro esempio, scrivi dei consigli in cui dai le prime risposte a dei cavilli legali. Sei un parrucchiere, apri un blog e scrivi di tagli di capelli alla moda, come il mio. Dai su, sdrammatizziamo, spero vi sia chiaro il punto. Usate il potere della comunicazione per porvi in maniera autorevole di fronte ad un cliente o ad un'azienda. Piantate i piedi per terra e mostrate di cosa siete capaci. Questo è ciò che più di tutto darà alla vostra attività, alla vostra vita professionale, uno sbocco nell'era del digital. Piccoli imprenditori e liberi professionisti hanno ancora poco a cuore la comunicazione digitale e questo può essere giusto in fin dei conti. Se non si ha un ritorno economico, tutto questo rimangono solo parole. La comunicazione digitale non deve assolutamente rimanere solo una chiacchiera. L'online marketing altro non è che una forma di monetizzazione di mercato. Se la nostra comunicazione non riesce a portarci un risultato economico e monetario, probabilmente stiamo sbagliando comunicazione o la comunicazione non è adatta alla nostra azienda. Fare un copia e incolla di un altro tipo di comunicazione, di un personal brand, di un'azienda o di un altro servizio o prodotto, non è la soluzione. Peggio ancora, se continuiamo a ricevere un pubblico sbagliato, forse deve accendersi un campanello d'allarme nella vostra mente e farvi pensare che la comunicazione digitale è come una sartoria. Ogni abito va cucito a misura. Non mi resta che salutarvi perché il video finisce qui. Per rimanere in contatto con me vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Per oggi la puntata si conclude qua, ma nella prossima puntata il marketing è strategia, quindi non attacchiamoci a fare numeri assurdi tra like, follower e stronzate simili. Il marketing online per le aziende o per i professionisti, se vogliamo dirla in maniera brusca, altro non è che siamo un frantoio che produce dell'olio buonissimo. Come facciamo a vendere questo olio extravergine e promuoverlo affinché venga riconosciuto e percepito come un olio extravergine di eccellenza? Questa è la giusta comunicazione. Intercettare il giusto pubblico e mettergli davanti il giusto messaggio. Basiamoci su come viene percepito il nostro brand tramite tre azioni concrete.